facciamo un passo in avanti. Posso concludere sulla sua domanda, perdoni. Prego. Sì, passo avanti, però questo è importante perché abbiamo aperto il dibattito e vogliamo che si faccia. Ha visto lei l'ultimo caso della sindaca che è stata indagata perché un bambino si è preso le dita in una porta, in una struttura del comune, no? Quindi è chiaro che questa è una riflessione che le forze politiche devono fare. Feltri ha ragione. Certo. Poi detto questo, mi lasci dire un po' che mi sorrido io a farmi fare la predica da Maiorino quando la sinistra va divisa, allora. È già su carta che va divisa a Roma, a Bologna, a Torino e in Calabria. Detto questo, noi abbiamo il candidati, l'abbiamo a Torino, abbiamo un candidato civico importante, abbiamo trovato il candidato in Calabria, ora ha detto il segretario Salvini e anche gli altri leader, la prossima settimana avremo gli altri candidati, però ripeto, il tema è certo importante indicare i nomi, io su questo non mi nascondo, ma noi almeno abbiamo l'unità e soprattutto il programma comune. Io mi preoccuperei più di chi a sinistra magari trova il nome e mi lasci dire meglio un civico che l'ex dell'ex o quello che va alla poltrona da ministro, poi gliela levi e allora lo metti candidato di una città. Allora io sinceramente preferisco il allora, civico. L'affondo è preciso, Maiorino ha diritto di replicare. Ma a parte che da milanese ringrazio per lo spot a sostegno di Beppe Sala, che più civico di lui diciamo non esiste. Ma al di là di questo, ma io credo Sala, che io lo misuro su veramente la prego, facciamo, consentiamo a tutti di parlare, se no mi rimprovera che la interrompo e poi interrompe gli altri ospiti. Mi sembra che sia si misura sulle cose che si fa, se non ci interrompiamo sta Maiorino, Ravetto, la prego, si misurano su quello che fanno, purtroppo interrompi, però sei, non essere maleducate, lascia parlare gli altri. Io credo che appunto non c'è un altro civico più di Sala, ma al di là di questo il tema non è tanto civico politico, perché in questi anni abbiamo visto ottimi sindaci arrivare dalla politica, pessimi dalla società civile e viceversa. Ci sono alcune figure che sanno fare molto bene questo lavoro, che è un lavoro tosto e difficile, molto esposto ai rischi, e altre che non lo sanno fare. Ricordo che noi abbiamo lo strumento delle primarie, che comunque con tutti diciamo i limiti che ha, è comunque uno strumento che poi dopo alla fine fa sì che a Bologna ad esempio avremo un candidato sindaco, non saremo divisi, a Torino lo abbiamo, cioè io non credo a questa rappresentazione per quello che riguarda il centro-sinistra e sono molto fiducioso del fatto che saremo altamente competitivi dappertutto e ce la giochiamo, io credo davvero ovunque, e ce la giochiamo davvero ovunque, peraltro anche allora, Roma abbiamo un signor candidato, ma io credo però aggiungo una considerazione su quello che dicevate sui sindaci. Attenzione però a non usare la questione economica come un grande alibi, cioè le persone che fanno il sindaco, che sono chiamati a svolgere questa funzione, fanno una cosa straordinaria, difficilissima, ma straordinaria, rappresentano l'interesse della collettività, della loro città, è sicuramente la cosa più bella possibile che possa fare una persona che fa politica. E quindi io credo che non dobbiamo fare passare questo, cioè non è che poi sono alla mensa della Caritas, le persone in difficoltà economiche sono io credo altre. Che c'è questo sia invece il... c'è la questione dell'esposizione giudiziaria, c'è il fatto che nelle città medio piccole invece ci è sono evidente retribuzioni poi scandalose, che fanno sì che è proviamo quasi un'azione di volontariato. Proviamo per un momento ad ascoltare